Cinque parole per il futuro. Innanzitutto bisogna capire che è il futuro, nel senso che 50 anni, 100 anni, 200 anni, vabbè, io mi immagino più o meno un centinaio d'anni. Le cinque parole sono un po' particolari. La prima è nano, però non è una parola in realtà, nano nel senso di prefisso, cioè delle nanotecnologie, in questo senso qua. Perché io penso nel futuro delle nanotecnologie e tutto quello che sarà nano, tutto quello che sarà piccolo, tutto quello che sarà microscopico così, diventerà importantissimo, avrà sempre più importanza, appunto, verranno utilizzate in tutti i campi possibili e immaginabili e cambieranno secondo me molto proprio la configurazione della vita così come la conosciamo adesso. Un'altra parola, secondo me, che verrà utilizzata, anche questo è un suffisso, è post, nel senso che sarà tutto post, cioè sarà post tecnologico. Ci sarà, come già adesso in parte si usa, no? Si dice siamo in un ambiente post-tecnologico perché ormai la tecnologia è diffusa che è diventata invisibile, appunto nana, come dicevo prima. Oppure abbiamo già utilizzato il termine postmoderno, ma c'è il post-punk, ci sarà la post-musica, ci sarà la post-arte, ci sarà il post-umano, già esiste, già se ne parla, sarà ancora più post-umano di quanto sia adesso. Secondo me verrà utilizzato molto il termine post, perché saranno altre cose che fanno tesoro appunto del passato, ma si va oltre, si immaginano altre cose. Un'altra parola chiave sarà genetica. Secondo me la genetica acquisterà sempre più importanza, sia in campo medico sostanzialmente, chiaramente, e influendo quindi sulla medicina, sulla vita, sulle malattie, tutto questo qui. Tutto questo campo qui influirà nuovamente, chiaramente, sui comportamenti umani. Quindi ci saranno mutazioni proprio comportamentali basate appunto sugli esperimenti e sulla nuova concezione e l'utilizzo delle scoperte fatte in campo genetico. Un'altra cosa importante sarà l'infosfera, sempre di più, quelle che sono le informazioni saranno sempre più importanti, fino a toccare appunto il concetto di realtà aumentata. Avrei potuto dire realtà aumentata, ma preferisco parlare di infosfera perché sarà una sorta di realtà aumentata l'infosfera, cioè un qualche cosa che pervaderà la nostra realtà con reale, diciamo così, tangibile, e con informazioni che ci arriveranno in tempo reale attraverso diversi meccanismi sempre più miniaturizzati, sempre più trasparenti, sempre più invisibili, che ci daranno diverse informazioni sul mondo che ci circonda, sulle persone che incontriamo e così via. Cioè, quindi tutte quelle sono le informazioni che vanno al di là del tangibile, del percepibile, nei nostri sensi, diventeranno sempre più importanti. L'ultima, quinta parola per me importante è redistribuzione. Secondo me ci sarà una redistribuzione delle ricchezze, sostanzialmente, ma anche dei poteri, ma anche dei ruoli, di tutto quello che così, che tutto viene, che viene distribuito in questo momento in diverse modalità, anche delle merci, come vengono distribuite e arrivano a diversi consumatori. Insomma, proprio tutto quello che viene distribuito adesso sarà redistribuito, riconfigurato, ripeto, perché ci saranno nuove condizioni di vita, ci sarà anche una nuova politica sostanzialmente, molto diversa immagino da quella che è adesso, che si baserà appunto sul concetto di redistribuzione anche del potere, che non sarà più delegato soltanto a certi nuclei di persone, ma sarà redistribuito tra più persone. Una specie di sogno anarchico sostanzialmente, che si avvererà sicuramente.